Benvenuti a Sicily Cook Talent. Siamo arrivati alla terza puntata e vi presento il primo concorrente in gara. Benvenuto, tu sei Andrea Cardinale della sede Euroform di Palermo, Corso Re Ruggero. Affiancato, vediamo a tuo fianco, il docente professionista Sandro Sciortino e alla mia destra abbiamo il nostro giudice Paolo Candurra. Ciao Paolo. Ciao Sonia e ciao a tutti. Siamo qui alla scoperta dei sapori della nostra terra attraverso i piatti che i nostri concorrenti porteranno in gara. Iniziamo quindi con il primo concorrente in gara, Andrea. Che cosa ci preparerai oggi? Preparerò dei tortelli con una salsa con i broccoli eliminati e sotto una vellutata di zafferano. Bene, allora via il tempo e iniziamo con la preparazione dei tuoi tortelli con broccoli eliminati con salsa al zafferano. Allora, raccontaci tutti gli ingredienti, pian piano allora, li vai. Iniziamo adoperando. Con una pasta all'uovo. E poi qui davanti abbiamo una tartare di ricciola del nostro sponsor. A destra abbiamo una mollica atturnata, come si dice qui, saltata in padella, con delle foglie di broccoli messi a mollo e poi fatto questa tipo impastati insieme al pane da fermo. Perfetto. E messi in forno. Okay. Qui abbiamo una vellutata di zafferano fatta facendo soffriggere la cipolla, un po' di patata per addensare la salsa e poi un po' di pepe e per... L'abbiamo condita, cioè l'hai condita. Sì, sì. Bene, allora iniziamo con la preparazione. Prendiamo questo impasto così e facciamo delle forme schiacciando, girando un po' e staccando cilindrico. L'impasto. Con il coppa pasta. Con il coppa pasta. Come l'hai trattata la tartare di ricciola? Hai sfilettato il pesce, l'hai pulito, sì. L'hai tritato, sì. E poi l'hai condito con cosa? Con olio, e un po' di sale, un po' di pepe e una piccola grattata di scorza di limone. Ok, perfetto, bravissimo. Poi abbiamo preparato pasta di semola, pasta all'uovo. Pasta all'uovo. Pasta all'uovo, ok. Giustamente il nostro Paolo fa le domande che ti serviranno per valutare il concorrente Andrea, ricordo giovanissimo anche lui, quanti anni hai? 18. 18 anni. Allora andiamo a bagnare un po' il nostro disco di pasta per metà e poi prendiamo la nostra crema di broccoli eliminati fatta con passolini, pinoli e fatta sbollentare il broccolo, preso, fatto soffriggere un po' di cipolla e messa in padella. Ok. Poi preparato in padella gli abbiamo aggiunto il broccolo, un po' di passolina e uva passa. Ok. Pinoli e uva passa. E abbiamo messo tutto abbiamo iniziato a riminare, per questo si chiama broccolo arriminato. Bene, adesso quindi tu andrai a riempire, come vedo, il tuo tortello, sì, che tortello. Poi verrà chiuso e diventerà un vero e proprio tortellino più o meno, sì. No, un tortellino è piccolo, un tortello è grande. Un tortellone. Okay. Tortello o raviolone, diciamo, a dare il nome specifico al piatto è il modo in cui viene piegato. Lo stiamo vedendo adesso dal nostro Andrea. Bianco d'uovo, giustamente lui ha spennellato metà del nostro, anzi del suo tortello. È tutto nostro, del suo tortello, perché il bianco d'uovo fa l'effetto sigillante in maniera che poi in cottura il tortello rimanga chiuso e non faccia fuori uscire il ripieno. Metto un poco di altro. Giusto l'effetto collante, esatto. Che dicevamo prima. Quindi su questo Andrea si sta mantenendo in linea per quello che è, diciamo, il giusto procedimento di sigillo. Assolutamente. Una volta sigillato con cura. Con molta cura, perché qua il rischio è che poi, appunto, come dicevamo prima, il ripieno fuoriesce. Esatto. Tra l'altro, visto che è ben riempito e nonostante sia ben riempito, comunque sia... Vedi che comunque un po' di bordo rimane e quindi siamo sicuri che in fase di cottura non fuoriesce. Dobbiamo andare a mettere il nostro tortello a bollire in acqua. A cuocere. Quindi tutto, prendo un pochino di acqua di cottura, prendo la padella. Bene. Prendo un attimo poco di acqua di cottura e inizio a mettere questa vellutata di zafferano. Quindi vellutata di zafferano. Avevi spiegato precedentemente come era stata, sì.
preparata. Te lo ricordi, Paolo? Allora, se non ricordo male, un soffritto di olio, cipolla, patate, giusto, ricordo sì. bene? E poi avevi bagnato con del brodo e avevi aggiunto lo zafferano. Giusto? Sì, sì. Ho studiato sì, anche sì. io, quindi mi è andata bene. Allora, prendi tutto e li metto qua. Abbiamo un po' già di picciola. Un giudizio agli occhi di Paolo. Quindi la tua amata ricciola che è stata fornita, ricordiamola ancora, da una grande azienda che è Blue Ocean, che ringraziamo per i prodotti che fornisce qui a Sisi di Cook Talent, ma ringraziamo anche Olio Barbera, la cooperativa Rinascita di Valle d'Olmo con la salsa di pomodoro Siccagno, rigorosamente Siccagno. Ringraziamo anche le acciughe che vengono da Aspra. Ringraziamo tutte le eccellenze del nostro territorio che valorizzano ancora di più i piatti che i ragazzi preparano. Adesso cosa stai aggiungendo? Sto mettendo dei pistilli di zafferano sopra per richiamare la vellutata sotto. Metto un filo d'olio sopra la ricciola e il piatto è pronto. Fantastico. Suonare per dire al nostro giudice di assaggiare il piatto. Che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Buono la ricciola. Non vedo l'ora di assaggiare questo piatto. Buonissimo. Bravo. Adesso arriva. Allora, posso riferire il commento che si è sentito? Sono felice. Che soddisfazione più grande. Finire di cucinare per qualcuno, in questo caso anche per te stesso. Abbiamo detto che hai cucinato quello che più ti piace e sei felice. A chi lo dedichi questo piatto? All'Euroform. Ad Euroform, bello, mi piace. Soprattutto anche abbiamo a fianco il docente che ti ha seguito, quindi anche un gran riconoscimento. Paolo, cosa ne pensi? Allora, il piatto è molto buono. È molto buono, si sente, c'era anche dello zesto di limone nella tartare di ricciola, sì, sentito sì. un retrogusto sì, di sì, limone. Sì, sì. È buono, ben bilanciato, è piacevole il crumble del pane atturrato, chiamiamolo così, la salsa ci sta bene, è proprio bilanciato sotto ogni forma, buono, buono. Io qua note, di solito una nota dolente la trovo sempre, in questo piatto non è così, bravo. Paolo ha dato il suo giudizio, quindi intanto ringraziamo il primo concorrente di oggi e Sisi di Cook Talent torna tra pochissimo col secondo concorrente in gara. Caltanissetta, nell'entroterra siciliano, in una filiera giallo-oro che da Caltanissetta raggiunge il mondo. L'azienda Molini Rigi dal 1955. Marco, una storia lunga tante generazioni. Partito mio nonno nel 1955 con il mulino, era un mestiere che sognava fare sin da piccolo. E poi con l'aiuto di papà, l'arte del mugnaio si è, come dire, evoluta, perché papà ha voluto che il mulino crescesse a Caltanissetta, diventasse un punto di riferimento nell'ammasso del grano, ed è stato anche un pioniere perché ha creduto nella macinazione a pietra e nella coltivazione biologica. Abbiamo ripreso sia l'arte della molitura a pietra, ma anche e soprattutto quella della valorizzazione dei grani siciliani autoctoni, che sono più di 50, e dei grani siciliani moderni, perché la Sicilia, come ben sappiamo, è stato il granaio dei Romani, quindi si produceva tanto grano, si produce tanto grano fin dai tempi dell'antica Roma, per cui i legionari venivano pagati, oltre che col grano, anche col sale. Quindi è la nostra origine alimentare, quindi fin da quei tempi lì si mangiava che cosa? Pane. E poi dopo è arrivata anche la pasta. La storia del marchio Rigi si sviluppa anche attorno a una grande ambizione.
quella di far conoscere un po' le nostre tradizioni in giro per il mondo e non solo. Sì, esattamente, il motivo per il quale l'azienda si è evoluta negli anni non solo nella molitura a pietra, nella molitura a cilindri con l'acquisto di un altro mulino, oltre che a Caltanissetta abbiamo un altro impianto ad Assola in provincia di Enna, si è evoluta appunto con la produzione di altri prodotti come la pasta fresca. Qui ci troviamo all'interno di Grani in Pasta, che è il nostro pastificio e ristorante al centro di Caltanissetta. Abbiamo un altro pastificio di pasta secca sempre qui a Caltanissetta e poi con la produzione di birre Weiss, quindi birre che utilizzano il grano e l'orzo come principale strumento, e il nostro grano amaro, che è il nostro primo amaro al mondo al grano, che abbiamo ideato nel 2020, di fatto riprendendo una ricetta della nonna. Quindi una grande soddisfazione questa, come tante altre che ci racconterai, perché dicevi che come prodotti non avete soltanto pasta, pasta fresca, pasta secca, il vostro punto di forza, le vostre farine? Assolutamente, noi nasciamo come mugnai, quindi le farine rimangono per noi il principale prodotto. Produciamo sia delle farine di semola rimacinata, semola per pasta, poi farine per panificazione, quindi sfarinati da molitura a pietra naturale, biologici, e poi produciamo una serie di miscele per la pizza che vanno utilizzate per diverse tipologie appunto di pizza, da quella napoletana a quella siciliana. Le vostre materie prime sono anche certificate biologicamente, quindi il mangiare sano ovviamente viene preso di mira. Assolutamente, abbiamo la qualità. Certificazione biologica e la certificazione di filiera, la ISO 22005, con la certificazione che ci lega molto alla tracciabilità della materia prima sin dal campo. Le fasi di lavorazione, se li vuoi raccontare, allora, per quanto riguarda la pasta, per quanto riguarda sì, la allora, pasta fresca e secca. Sì, diciamo che la pasta è un prodotto che viene fatto con la semola, quindi tutte le paste vengono fatte con le semole che noi produciamo qui nel mulino di Caltanissetta. Quindi selezioniamo il migliore grano duro siciliano con proteina almeno del 14% per fare un'ottima semola che poi verrà utilizzata in fase di pastificazione sia per la fresca e anche la secca. Chiaramente la pasta secca è anche prima fresca nel modo più assoluto. Poi per quanto concerne la pasta secca, tutti i processi sono a bassa temperatura e chiaramente i tempi di essiccazione variano in base al formato. Abbiamo dei tempi che possono variare dalle 16 ore alle 56 ore di essiccazione a seconda del formato. Per quanto riguarda la pasta fresca, chiaramente ci sono dei diagrammi di essiccazione, poi la pasta normalmente viene pastorizzata e poi impacchettata perché venduta alla piccola ristorazione. So che la vostra azienda ha anche un occhio di riguardo alla sostenibilità. Sì, assolutamente, infatti abbiamo un impianto fotovoltaico da 100 kW, un altro impianto da 77 kW che sta per essere montato nel mulino di pastificio di Caltanissetta e altri 44 kW che stiamo mettendo nell'impianto di Assola. Quindi crediamo molto in questo e nella diminuzione delle emissioni di CO2 e quindi in una sostenibilità che ci possa rendere sostanzialmente in una terra come la Sicilia ricca di sole, veramente autosufficienti energeticamente. Anche l'innovazione non manca, perché abbiamo visto tutto quello che vi siete portati avanti negli anni. È stato difficile raggiungere questo livello? Non è un problema di difficoltà, le difficoltà ci sono come in tutte le attività imprenditoriali che un imprenditore oggi si trova a dover affrontare. Ci sono degli obiettivi che vuoi raccontare adesso, allora, in previsione? Diciamo che per quanto concerne il mulino, l'obiettivo sicuramente è quello di diventare il primo mulino in Sicilia con farine certificate di qualità che testimoniano la tradizione siciliana del buon cibo. Io sono fortemente orgoglioso del fatto che in Sicilia abbiamo una delle migliori cucine in tutto il mondo e quindi penso che la cucina siciliana, quindi italiana, ma siciliana, la gastronomia esportata in tutto il mondo debba partire da materie prime di grande qualità. Vorrei ricordare che il cannolo nasce a Caltanissetta,
non ci sono elementi storici, mi dicevano l'altro giorno, che possono testimoniare questo, ma ci sono storie tramandate che sanno di veridicità, cioè perché comunque era risaputo che qui si produceva la scorza del cannolo in un monastero di suore. Ok? E quindi da qui si parte con un'antica origine sostanzialmente di un dolce che tipicamente girano è conosciuto in tutto il mondo. Qui si fanno i torroni e tanti altri prodotti di eccezionale qualità, ma la Sicilia in generale è ricca di prodotti, come ben sapete. Caltanissetta è al centro della Sicilia e secondo me ben si presta, da questo punto di vista logistico, ad essere un fulcro, no? Di innovazione e anche e soprattutto di sperimentazione di vecchie ricette che possono essere innovative nei tempi moderni, nei tempi di oggi. Siamo stati reduci nel mese scorso dal festival del couscous a San Vito Lo Capo ed è stata una grande sorpresa per me vedere come un prodotto come il couscous sia stato declinato in tantissime ricette, ma soprattutto ci sono tante possibilità di conoscere aziende che fanno prodotti di qualità e noi siamo stati lì col nostro amaro al grano. Quindi questo è un esempio di come la Sicilia può offrire sicuramente opportunità di sviluppo per varie, tante tipologie di prodotti. Sicuramente anche grazie a imprenditori che riescono a valorizzarli, a portarli lontano. Ci credono e vogliono scommettere e portare avanti questo discorso. La pasta poi non dimentichiamoci che nasce in Sicilia e quindi nasce nella zona di Casteldaccia, ecco, queste zone qui, quindi è un nostro background, quindi siamo stati noi siciliani che l'abbiamo fatta conoscere agli italiani e quindi poi a tutto il mondo. Viaggio, raccontaci quella che è la filosofia della vostra ristorazione, quindi nonché della vostra cucina. Noi partiamo dalla riscoperta di quelle che sono le vecchie tradizioni della nostra cucina siciliana, che è molto apprezzata in tutto il mondo, però svecchiandole, quindi proponendo delle proposte che, diciamo, sono innovative, sono di moda, tra virgolette. La nostra è una cucina di sperimentazione che valorizza i nostri prodotti siciliani, rigorosamente tutti siciliani. Ovviamente è importante tantissimo mangiare bene e mangiare sano. Sì, allora, premetto che io sono un biologo, quindi chi meglio di me può proporre delle pietanze che sono, diciamo, dal punto di vista nutrizionale. Ripercorrere proprio anche la propria infanzia, perché rispolveri quelle che sono le tradizioni, sì. I piatti magari della nonna, con sì. L'occhio all'avanguardia dell'innovazione. Con un occhio, diciamo, a quella che ormai è diventata la cucina moderna, quindi che non riguarda soltanto le nuove metodiche di cottura, ma anche la valorizzazione del prodotto attraverso nuovi metodi diciamo di cottura e quindi mantenendo il più possibile quelle che sono le proprietà nutritive di ogni singolo ingrediente. E questo è super importante proprio a riguardo di quello che dicevamo prima, mangiare bene e mangiare sano. Mangiare sano. C'è qualche ricetta che ci vuoi magari velocemente consigliare, anche accostato a della pasta secca, sì, o fresca della... Allora, giustamente azienda Molini Rigi. Abbiamo la fortuna di riuscire a produrre diversi formati di pasta, sia secca sia fresca, impiegando quelli che sono i grani antichi. Quindi ormai da qualche anno, diciamo, riusciamo a proporre diverse tipologie di paste con grani antichi, abbinandoli a diversi prodotti. Ad esempio, dei formati a base di grano antico Tumminia, l'abbiniamo ad esempio a dei primi di pesce. Ok, quindi possiamo consigliare questo accostamento, sì, forse. Poi con lo spaghetto biologico di grano duro, ad esempio, facciamo un'ottima carbonara. Ma è questo che ho qui davanti? Sì, allora, questo è uno spaghetto di Tumminia, sì. Questo invece è uno spaghetto di grano duro biologico. I benefici di questa pasta, di questi grani? Allora, i benefici sono molteplici. Innanzitutto partiamo dal fatto che il prodotto biologico di per sé non contiene contaminazione di quelli che sono ormai i diversi prodotti chimici adoperati nell'industria. Quindi dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista chimico, questo è un prodotto, diciamo, 100% naturale. Una linguina di grano Tumminia abbinato a un ragù di triglia, ad esempio, quindi il sapore, diciamo, particolare del grano antico Tumminia accostato alla delicatezza della triglia
capite bene che c'è fuori un tribuglio di sapori. Che... Vorrei che tu lasciassi un messaggio ai giovani ragazzi che intraprendono questo mestiere. Sì. Il mio, diciamo, è un lavoro che è molto sacrificato, quindi che si deve fare solo esclusivamente per passione. Quindi chi ha la passione per questo mestiere, diciamo, sicuramente avrà le carte in regola per riuscire bene, diciamo, e quindi, perché quello che fa la differenza è proprio la passione e l'amore verso questo mestiere. Tommaso, direttamente dal mulino ti arriva qui la materia prima, cosa produci per l'azienda? Allora, la materia prima mi fornisce sempre di farine di semola rimacinata, semola per pasta e anche farine di grani antichi, dove ogni giorno produco il pane, che faccio un tipo di pane ai tre grani con la segale, percia sacchi e una farina tipo 1. Poi faccio un pane di semola rimacinata e la pasta. Invece fino a fine settimana, il sabato soprattutto, mi dedico a fare un pane di timilia, un pane di percia sacchi, il pane di semola di grano duro e questo è tre grani. E ora ho inserito il pane con la canapa, con la farina di canapa. La scelta ovviamente non manca. Sì, la canapa non va utilizzata al 100%, viene utilizzata in piccolissima parte, dove metto una farina di semola rimacinata e una percia sacchi, quindi è un tris di farine. E poi la pasta viene fatta con una semola per pasta, dove utilizziamo soltanto acqua e farina. Non si aggiunge nient'altro, solo acqua e farina, viene prodotta, viene un Quindi po' essiccata. Lieviti viene... in questi casi? No, lieviti nella pasta no. Nel pane. Faccio il pane sempre a lievitazione naturale, dove mi dedico molto sulla lievitazione, facendo una doppia lievitazione, non mettendo additivi chimici come miglioratori. Infatti il nostro pane non diventerà mai gommoso e si conserva per qualche giorno. Conserva bene. Per conservarlo bene bisogna fare qualche... No, niente, tenerlo in un sacchettino di carta, non di plastica, perché non respira, nella carta respira e sicuramente si mantiene meglio. Da quanti anni sei in panificatore? Io sono in panificazione esattamente da 45 anni. Bentornati al CCD Cook Talent della volta del secondo e ultimo concorrente in gara. Lui è Gabriel Sanchez, detto bene? Sì. Sanchez, il tuo cognome è straniero, di che origine sei? Venezuelano. Di che scuola Euroform? Da San Cataldo. Da San Cataldo, bene, allora iniziamo con la preparazione del tuo piatto, quindi che cosa preparerai oggi? Oggi vi porto pasta fresca, dei ravioli ripieni di cavolo e patate. Con sopra una puntata di formaggio e una salsina di cavoli. Sei pronto? Prendissimo. Iniziamo, via il tempo, hai 10 minuti di tempo per preparare questo primo piatto. Giudice, mi raccomando, occhi qui alla preparazione, occhi perché puntati. Tu sei sempre abbastanza attento, quindi non serve dirtelo. Allora, raccontaci intanto le materie prime che stai utilizzando per la preparazione del tuo piatto. Ho portato una pasta semplicissima. Praticamente il mio piatto è una reinvenzione, cioè ho modernato la pasta, la solita pasta di patate e cavolo, che è una minestra. È già così, tipo. Esatto. Praticamente invece di mettere il brodo ho messo direttamente la pasta ripiena, senza nessun brodo, e ho aggiunto la salsa sia di cavolo che la fonduta di formaggio. Tu parli di fonduta di formaggio, che formaggio hai utilizzato? Io come formaggio ho utilizzato un pecorino DOP di Mussomeli. Quindi qui Sonia, come dicevamo, abbiamo tutte le eccellenze del territorio. È un piatto di San Cataldo, quindi abbiamo tutta una serie di ingredienti che sposano per l'eccellenza quello che è l'idea di questo format per cui è nato. Abbiamo il formaggio DOP, abbiamo il cavolo, abbiamo le patate e quindi abbiamo un bilanciamento dal punto di vista nutrizionale e quindi mangiare bene e mangiare sano. E mangiare sano, hai detto bene, perché Sicily Cook Talent vuole valorizzare il made in Sicily e promuoverlo soprattutto attraverso quelli che sono i piatti che i ragazzi preparano qui in gara. Giochi a calcio, ma tu vuoi diventare un calciatore o un cuoco? Tutti e due. Se c'è tempo anche cuoco. Ah, se c'è tempo anche cuoco.
vabbè, dai. Allora, questa è una fase importante, penso, del piatto, di questo tuo tortellino. Un tortellino? Un raviolo. Un raviolo. In questo momento lo sto creando, lo sto andando a chiudere. Passato l'uovo, visto che fa effetto sigillante, questa la possiamo togliere, non penso che ti serva più, no, giusto? No, mi è rimasta una rotella. Meglio che non commento. L'unica rotella rimasta è andata... No, sto scherzando. Mi piace questo passaggio che hai appena fatto. Ci hai fatto caso che con il dietro del copapasta, sì, che è la parte più stondata, vai avanti, io ti faccio vedere, lui ha fatto questa operazione. Ah, concentrato. Serve a concentrare il ripieno tutto verso il cuore. Vedi? In maniera che i bordi, sì, anche se c'è dell'impasto, comunque rimane comunque isolato dal ripieno. Sa di romantico. È molto romantico. Praticamente per creare insomma la pastella che gli metto il raviolo, gli metto sia le foglie del cavolo che gli stili. Che dire, sia le foglie che il gambo. Che il gambo. Vabbè, il gambo lo spero. La pastella intendevi il ripieno, giusto? Sì. Praticamente lo spelo e lo taglio a pezzettini. Questo poi, ad esempio, io l'ho messo sotto vuoto, l'ho cotto a bassa temperatura per circa 10-15 minuti. E invece le foglie le metto a bollire insieme all'acqua salata, e circa 10 minuti le levo. Le trito. E poi le patate, pure la stessa identica situazione, metto le patate con la buccia dentro l'acqua calda, le faccio ammorbidire, gli levo la buccia e le schiaccio. E unisco sia le foglie del cavolo sia le patate, vado a frullarle. Foglie del cavolo, gambo del cavolo, e patate. Quindi vai a fare questa sorta di minestra di cavolo e patate che poi vai a frullare, però è una minestra molto asciutta, sì, per dargli comunque una compattezza da mettere all'interno del raviolo. Poi sempre col gambo, sempre ovviamente levandogli quella buccia, esatto, chiamano buccia, levandogli quella buccia, io l'ho tritato insieme alle patate, sempre frullite. Tritate un pochettino di pomodoro. Allora questo qua va sopra la pasta, okay. Sopra il questo è un piatto circolare, esatto. Quindi dove tutto quello che compongono gli ingredienti viene utilizzato all'interno del piatto senza creare scarto. Sì, esatto. Bravissimo Gabriele, a questo punto stiamo terminando, giusto, la cottura. Io vedo che c'è la fonduta che è già preparata, ci racconti velocemente come hai fatto la fonduta? Vabbè, la fonduta si fa con il latte e il pecorino. Vado a riscaldare il latte e mano a mano gli aggiungo il pecorino tritato. Fino a raggiungere la consistenza desiderata. Esatto. Bravo. Allora, in questo momento sto impiattando i ravioli, dopodiché io li andrò a mettere le verdure, queste qua di sopra. Okay. E poi mano a mano gli aggiungerò la fonduta, aggiungerò questa salsina verde che praticamente è il cavolo. Stata con le foglie del cavolo, sì. Quello che ci avevi raccontato prima. Bello vedere anche i vari colori che compongono questo piatto. Allora, stiamo aggiungendo finalmente la salsa di pomodoro siccagno. Salsa di pomodoro siccagno, sì, l'azienda era di nascita. Ok, sì. Allora, è notata una cosa. Che cosa devo notare? Verde, bianco, rosso. Ah, l'Italia! Visto che la rotella ancora ce l'ho, non l'ho persa. L'Italia, portiamo in alto la bandiera. Vedo che non è dato soltanto, è dato anche sia del dattierino giallo che dattierino rosso. Anche per dare un pochettino di colore. Ok. Abbiamo terminato. Mi sembra di capire che è terminato, quindi io chiedo al nostro giudice Paolo di assaggiare per la valutazione. Col cucchiaio dovete prendere tutto quello che potete prendere in poche parole. Allora io direi questo, che ci sono un po' tutti i saponi. Anche un pochettino di violino che l'ho messo apposta, per ricordare sia la pasta normale, da cui ho inventato insomma questa. Da dove nasce ovviamente l'idea, la tradizione. È buonissimo.
Ok, questi quattro li lasci qui a me perché poi li assaggerò tutti. Dovrei litigare con il resto del... Dici tutto. Allora, ti faccio davvero i miei complimenti. Il piatto è veramente buono, davvero si sente il ripieno, si sente la pasta tirata sottilissima, si sente il formaggio che sta benissimo. Ci sono le varie croccantezze, quel brodino ci sta molto molto bene, è veramente veramente buono. Faccio i miei complimenti, bravo. Grazie. Grazie Paolo. Bene, è terminata la gara di Gabriel, quindi adesso andiamo a scoprire, Paolo, chi è tra Gabriel e Andrea il concorrente che passa in semifinale. È stata una scelta veramente difficile, Sonia. Entrambi sono piatti fantastici, sia quello di Andrea che quello di Gabriel. Passa alla fase di semifinale Gabriel. Bravissimo! Eccezionale, quindi in questo caso adesso devo scappare ad assaggiare subito questo piatto. Noi vi lasciamo, ma soltanto per questa puntata, perché ci vediamo alla quarta puntata di Sicily Cook Talent, la sfida all'ultimo piatto.